videocamera e voglio registrare un What I Eat in a Day. Perdonatevi l'aspetto, sembra un fungo con anche tanto di brufolo qua. Tralasciamo questa cosa, veramente, dai, passiamo. E niente, stamattina mi sono alzata presto, sono le 7:25. Perdonate lo stendino lì, perché di notte lo mettiamo praticamente di fianco ai termosifoni, così almeno la roba si asciuga un po'. Purtroppo, non avendo la lavasciuga, questa è la situazione, per forza la lavasciuga. Comunque sia, oggi volevo registrare una What I Eat in a Day live. Stamattina mi sono svegliata prestissimo, ho detto vabbè, ma vediamo che tipologia di video io registravo prima, insomma, di perdere il controllo con il canale, dato che comunque sia sto mettendo vari video, insomma. Quindi ho pensato di registrare il What I Eat in a Day, perché mi ricordo anche in passato che comunque sia veniva molto apprezzato. Solo che lo farò in modalità vlog, perché mi è anche molto più semplice montare il video così, insomma. Nel mentre sto anche registrando il weekly vlog, anche se oggi non so quanto registrerò, perché comunque sia nel weekend, col fatto che poi diventiamo zona gialla, mi vedo con Marco, quindi volevo approfittare, insomma, di vloggare, cioè, nel weekend principalmente, ecco. Allora, stamattina mi faccio sempre il mio tè, vi faccio vedere come è cambiata veramente la mia colazione. Questo è un tè, ogni giorno io spulcio un tè nuovo, Russian Earl Grey. Di solito lo preparo anche appunto a mia mamma, questo. Allora, devo dire che se sono, diciamo, se faccio colazione con mamma, di solito scaldo il pentolino così, altrimenti lo so che fa schifo, ma di solito io scaldo sia tè che tisane dentro il microonde. Viva me, non giudicatemi, lo so, è sbagliato, però onestamente non è che abbia tutto sto gran sbattimento, insomma, di scaldarmi la mattina le cose, ecco. Ovviamente, immancabile, io mi faccio sempre il mio caffè. Questo qui è il caffè che noi prendiamo su Amazon, li prendiamo a pacchi, adesso ve li faccio vedere. Allora, per questo mese qua ho preso la miscela rossa, caffè Borbone, eccolo qui. E appunto di solito utilizzo la mia macchinetta, il caffè è immancabile, io prendo sempre il caffè in cialda così di solito la mattina e dopo pranzo. Allora, ultimamente lo so che non è tanto giusto, insomma, però facendo il digiuno intermittente non mangiavo più a colazione. Devo dire che nell'ultimo periodo sto riprendendo post laurea a mangiare a colazione, e stamattina mi mangio appunto questa barretta con avena, cioccolato fondente e arancia, che è buonissima. Quindi questa qui. Allora, nel frattempo bolle già l'acqua, vedete? Io non la lascio bollire tantissimo, quindi spengo e assaggiamo questo tè. Viene di qua mia mamma, perché adesso è in bagno, e mi dice: ma che cosa stai, cioè, perché parli sempre da sola? 20 anni che registro video, perché parlo da sola? Bene, nel frattempo mi faccio il caffè. Frattempo spegniamo questa. Ok, allora devo dire che questa macchinetta l'ho presa perché mi si è rotta quella precedentemente che avevo da 2 anni, che era sempre una delle serie Lavazza Modo Mio. Devo dire che questa qui è ottima come caffettiera, mi piace parecchio. Tina, io mi prendo sempre un po' d'acqua. Allora, pausa merenda, ho deciso che appunto mi bevo la tisana alla malva, in realtà non ho riempito totalmente questo, perché mi si chiama la tazzona, quella lì di Harry Potter gigante, che altrimenti continuo a fare pipì. Poi mi mangio dell'uva, questa qua è quella senza semi,
E poi questo lo trovate nei negozi asiatici, sono dei cracker, penso che siano fatti al burro, non vorrei dirvi una cavolata, però sono fatti così ed è da prima che appunto li stavo smangiucchiando, sono molto semplici, nulla di che. Allora, ragazzuoli, siamo arrivati al pranzo. Questo è un pranzetto che tendenzialmente io non dico che mangio quasi tutti i giorni, ma praticamente sì. Allora, intanto vi faccio vedere qua. Mi sono fatto un piattino con i finocchi crudi e l'arancia, ok? In realtà i finocchi fatti così crudi, tagliati abbastanza sottili. Cioè, io li mangio come se fossero patatine, senza niente. In realtà qua non condisco con niente perché non mi piace condire i finocchi. Cioè, i finocchi a me piacciono così come sono, punto e basta. E poi qua praticamente ho... questo è carne. Oddio, non so come descrivervelo. Vabbè. Allora, praticamente questo è il riso al vapore. E invece appunto vi stavo dicendo che questa è la carne. Non so bene come sia fatta, vabbè, si fa praticamente un soffritto e, con aglio, un filo di cipolla, insomma, come vi pare piace, olio. E poi si inizia a cucinare la carne con tagliata proprio a fettini, a straccettini, ecco, diciamo così, con la salsa di soia. Viene super buono. Cioè, in realtà la ricetta originale è l'adobo, si chiama proprio adobo. Si può fare di pollo, di maiale, quello che vi pare piace. E poi qua in realtà ci sono fatti proprio in padella, saltati velocemente con un filo di olio, i funghi. Allora, ragazzuoli, io sono tornata a casa, perdonatemi, ma mi ero un attimo legata i capelli perché mi davano fastidio. Vi volevo solamente avvisare che oggi non ho fatto merenda, perché appunto sono uscita e niente, quindi niente merenda, è balzata allegramente, però vabbè, insomma, mi rifaccio poi con la cena e vi faccio aiuto e vi faccio vedere. Niente, ragazzuoli, ormai la cena è mangiamo gli avanzi. Quindi questo è quello che ho mangiato oggi, rimasto. Invece questa è una sfoglia con praticamente dentro oddio, non mi ricordo più, la mortadella e formaggi vari, insomma, che è esatto. Mia madre mi corregge sempre, poi dice: "No, io non voglio venire nei video". Vabbè, niente, ci arrangiamo così per forza, perché altrimenti se no si butta sempre il cibo, quindi. Ragazzuoli, buongiorno, io sono così conciata con una cipolla in testa. Volevo fare una conclusione, insomma, al What I Eat in a Day in maniera veramente molto ma molto reale. Ieri sera so di aver mangiato praticamente un cavolo poco cioè, e gli avanzi, insomma, però io sfido chiunque, a meno che non sia un influencer che vuole mostrare che fa la cena particolare, eccetera, ma in quotidianità, ok? Io sono fatta così, nel senso che noi il cibo non lo sprechiamo, se se ne fa di più, comunque si tende a mangiarlo, ecco, in giornata o comunque il giorno dopo. Contate che più avanti farò dei prep meal, dei video comunque dove vi faccio vedere il What I Eat in a Day quando magari andrò a lavoro. Sappiate che comunque sia saranno più o meno sempre le stesse robe, ecco. Niente, ci tenevo a fare questo piccolo disclaimer perché magari uno dice: "Sì, vabbè, ma che What I Eat in a Day hai fatto vedere, cioè non fai merenda". Effettivamente è vero, non ho fatto merenda, tendenzialmente la faccio sempre, mi prendo o una tisana o qualcosa di caldo, ok, perché adesso fa freddo, e magari mi mangio qualche biscotto, ma nemmeno, oppure semplicemente mangio un frutto e basta. Quindi diciamo che più o meno queste sono, cioè questa è un po' la linea in generale della mia alimentazione, sicuramente devo un attimino darmi una regolata, però voglio dire, in realtà non so bene che cosa mi aspetterà a lavoro, quindi è per quello che alla fine non mi sto privando di niente, insomma, e sto cercando di mangiare vario e di mangiare comunque tutto, insomma. A volte ho poco appetito, a volte ho più appetito. In questo, cioè nell'ultimo periodo in realtà ho avuto un'alimentazione un po' sballata, ma perché diciamo che io quando sono sotto stress tendo a mangiare poco e questo è purtroppo
un mio limite, ok? Che però devo superare. Perché, per esempio, un mio collega, insomma, è mio ex compagno di corso, ma è un mio collega effettivamente a tutti gli effetti ad oggi. Lui ha iniziato a lavorare praticamente poco dopo la laurea e lavorava con il Covid. Mi diceva che effettivamente mangiare è importante perché quando tu stai bardato per così tante ore e non mangi, non bevi, cioè devi avere le energie per lavorare, effettivamente. Ed è vero, è verissimo. Quindi lui mi diceva: mi raccomando, la colazione, cioè fai proprio un pasto completo perché chissà poi quando vedi il cibo. Purtroppo ci si deve un po' adeguare, insomma, io poi in questo periodo ho un po' peccato con il cibo, con l'allenamento e tutto. Contate che domani, vabbè, weekend, col fatto che mettono zona gialla, io e Marco ci rivedremo e facciamo la pizza. Però ovviamente ci metteremo di tutto e di più sopra il topping. Quindi comunque sia, capite che questa è un po' la situa, ok? E niente, insomma, ci tenevo a fare questa precisazione perché magari uno dice: ma che video è? Invece, effettivamente, questi sono i what I eat in a day reali, ok? Alla fine, io mi mostro così per come sono. Vado, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto un po' vedere cosa c'è oltre al cibo italiano, effettivamente. E niente, io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers.